Allora, abbiamo qui Fation, che è di origine albanese, per cui ha avuto un'esperienza particolare prima di approdare qui da Don Fefè, dove sta facendo uno stage. Raccontaci un po' della tua esperienza, Fation. Allora, io ho cambiato, diciamo, altri due lavori. Quando sono arrivato in Italia, era marzo del 2007, il primo lavoro che ho fatto, appena ho avuto 18 anni, ho fatto come polimentatore in una fabbrica, che si lavorava con i Gucci, questa roba qui. Poi dopo un anno ho cambiato perché mi sono spostato in un'altra fabbrica, che lì avevo anche i miei cugini, di questi figli che era un astrificio che si faceva in azione di uscire materassi. Però nel gennaio del 2018, dopo di 8 anni e mezzo, mi sono licenziato perché io nel 2016 ho preso anche una diploma del cuoco perché, sai, essere due maschi in casa è venuta sempre la voglia della cucina, perché io ero più vicino del mio cugino, sì, mi toccava sempre cucinare. E nel 2016 ho preso una diploma del cuoco, ho fatto la scuola anche di Chef e poi lo stage ho fatto il Chisciotte a Campi, però siccome vedendo la cucina, la pizzeria, mi è venuta la passione anche della pizzeria, sì, che ho cominciato a fare anche un corso del pizzaiolo e ora sto facendo lo stage qui a Don Fefè, sì, che mi trovo bene, una nuova esperienza, avere 28 anni, così giovane, avere una voglia di sempre, di andare a conoscere sempre le nuove cose per avere una vita migliore. Ho cercato sempre Quindi il tuo stage qui da Don Fefè è legato al corso che stai facendo. di. Sì. Proprio questo è legato proprio al corso del pizzaiolo, perché siccome ho visto un annuncio, diciamo, che si offriva di fare un corso del pizzaiolo, qui mi hanno mandato alla scuola di fare lo stage a loro, sì, che mi trovo bene. Quante ore lavori qua? Cioè lavori, quante ore tu fai di stage al giorno? Qui poi il pranzo con 5 ore di stage al giorno. Abbiamo, diciamo, entro alle 10 fino alle 3, massimo alle 3 e mezzo, poi così più o meno sono 100 ore di stage, poi ho un esame alla fine, si chiede, ci danno una diploma e poi così si cerca un lavoro se uno ha, sai. Pensi che questa tua esperienza possa darti elementi per trovare un Me lo lavoro? spero. Me lo spero, me lo auguro, perché di verità, sai, uno l'ho detto sempre, io ormai la mia famiglia c'è tutti là e sono cresciuto da solo insieme a mio cugino che mi ha dato una strada proprio quella che volevo anch'io e sì che me lo auguro che un domani almeno così c'ho una passione come loro fanno, Va bene. una nuova esperienza e spero di arrivarci. Grazie Fabio. Ti ringrazio, grazie mille, A te. grazie.